Francis Farmer si vendicherà di Seattle, tornerà come fuoco per bruciare tutti i bugiardi e lasciare una coltre di cenere sul terreno. Così cantavano i Nirvana in un brano del loro album In Utero. Straordinariamente bella e talentuosa, colta, ribelle e anticonformista, dalle idee liberali e contro lo star system. La sua carriera ad Hollywood è ahimè breve, recita in appena 14 film tra il 1936 e il 1942. I suoi partner di scena sono attori del calibro di Cary Grant, Tyrone Power, Bing Crosby e nonostante l'innegabile talento non ha mai ricevuto il giusto tributo e la giusta importanza come attrice. Eppure è entrata nel mito perché le sue vicende personali ne hanno fatto una specie di bandiera contro la manipolazione dei media, esempio di ribellione al sistema, ma anche a torto, presentata come una bad girl. Lo diciamo subito, questa attrice era tutto tranne che una bad girl. La sua però sarà una lenta discesa all'inferno che la trascinerà nel baratro della sua mente. Tra verità e leggende, oggi scopriamo la vita di Frances Farmer. Frances Helena Farmer nasce a Seattle il 19 settembre 1913, terza figlia nata dall'unione fra Ernest Melville Farmer e Lillian Van Hornum. La sua è una famiglia della medio borghesia, il padre era un avvocato. La madre, originaria dell'Oregon, gestiva una pensione, la stessa dove conoscerà il suo futuro marito. Quando lo incontra, Lillian aveva già un matrimonio alle spalle e una figlia, la piccola Rita. Si sposano nel 1906 e in pochi anni hanno tre figli, Wesley, Edith e Frances. Non fu un matrimonio sereno il loro, anzi fu piuttosto turbolento, in parte perché erano profondamente diversi, gentile, insicuro e dall'aspetto mite lui, volitiva e carismatica e determinata lei. Una determinazione che talvolta sfociava nella bizzarria, come quella volta che si mise in testa di ottenere tramite incrocio un uccello con i tre colori della bandiera americana, rosso, bianco e blu, da sostituire all'aquila reale come emblema nazionale. Sempre lei, dopo la guerra, intraprese una crociata contro i panifici di Seattle perché, secondo lei, vendevano pane scadente fatto con farine del tutto prive di nutrimenti. Una donna che si lasciava trascinare dai facili entusiasmi e dalle cause. Peccato che passasse da una causa all'altra con la stessa facilità con cui si lasciava infiammare. Un giorno era attivista per i diritti delle donne, il giorno dopo era un'anticomunista convinta. Una caratteristica, quella dei facili entusiasmi, che Frances erediterà in pieno dalla madre. Un'unione non felice, dicevamo, quella fra Ernest e Lillian. Lui è emotivamente distaccato, un'amitezza di carattere che forse nascondeva più insicurezza che effettiva bontà d'animo e che verrà completamente sopraffatto dal temperamento instabile della moglie. Nel 1920 le condizioni della famiglia non erano molto rose e i Farmer si sposteranno in un quartiere piuttosto popolare a West Seattle, in una casa molto modesta. Lo studio legale andava malissimo e questo esacerbò i rapporti fra Ernest e Lillian. I due divorzieranno quando Frances non era ancora un adolescente. Lillian da quel momento trascinerà i figli da una città all'altra e sebbene Frances desiderasse la stabilità che sua madre sembrava incapace di darle, per Frances quella donna sarà una figura fondamentale e fonte di ispirazione. Adorava quel suo ardore nel condurre le sue battaglie, quel suo modo di denunciare le storture e i mali prodotti dal comunismo. La adorava, anche se quell'amore e quell'adorazione non verranno mai ricambiati dalla madre. Troppo impegnata a seguire le sue battaglie a colpi di slogan come «Sii te stesso, prendi una decisione e mettila in pratica». Nel 1925 Frances aveva 12 anni. Le sue foto di allora ci mostrano una ragazzina bellissima, dai capelli molto corti, un taglio che a quel tempo solo i ragazzi portavano. Anche il suo carattere era lontano da ciò che veniva inculcato alle sue coetanee. Il rispetto delle regole, la consapevolezza su ciò che una ragazza poteva o non poteva fare. Frances era già allora una ribelle, indipendente e anticonformista. Frances si rivela ben presto una ragazzina molto introspettiva e solitaria, amante delle letture come la madre, ma anche degli sport. Si iscrive alla West Seattle High School e viene incoraggiata dalla madre a esibirsi tutte le volte che può. Diventa così campionessa di dibattito e per sviluppare il suo lato artistico le fa prendere lezioni di canto, ma pratica anche sport come l'hockey e la pallavolo.
Ma è la scrittura il vero talento di Francis. Diventa la penna di punta del giornalino della scuola e nel 1931, al suo ultimo anno, partecipa a un concorso letterario indetto da una rivista per studenti. Arriverà prima e vincerà $100 con un saggio dal titolo decisamente dirompente e provocatorio. Dio muore. I giornali di Seattle daranno molto risalto alla notizia, ma i titoli saranno impietosi. Ragazzina di Seattle rinnega Dio e vince un premio. Il suo diventa un caso nazionale. La sua insegnante verrà accusata di aver fomentato Francis per rivendicare l'ateismo rampante delle scuole pubbliche americane. Quel fattaccio la isolò ancora di più ed esacerbò il suo carattere estremamente solitario. Le sue foto di gruppo la ritraevano sempre un po' in disparte rispetto agli altri. Quell'episodio sarebbe stato cruciale per la sua vita futura. Anni dopo dirà: «Per la prima volta mi resi conto di quanto stupide fossero le persone. Mi fecero sentire sola al mondo e più la gente mi additava, più io mi intestardivo a sembrare la ragazzaccia che pensavano fossi». Vi era in lei una sensibilità rara, un'empatia verso chi soffriva che aveva grandi ricadute sul suo stato d'animo. Rimase colpita dalla situazione di assoluta povertà in cui caddero molti americani dopo il crollo della borsa del 1929, che gettò sul lastrico migliaia di famiglie, compresa la sua. Quel dolore, quella composta dignità di chi si metteva in fila per la propria razione di pane, la colpì moltissimo, forse più del dovuto. Fu in quel momento che iniziò a mettere in discussione il capitalismo e i suoi frutti marci, qualcosa che anni dopo la metterà nell'occhio del ciclone. Dopo il diploma si iscrisse alla facoltà di giornalismo della University of Washington. Per mantenersi agli studi spesso lavorava come maschera nei cinema oppure come cameriera. Ma iniziava anche a muovere i primi passi nel mondo della recitazione, spinta e incoraggiata dalla sua insegnante Sophie Rosenstein. Ben presto diventa presenza fissa in moltissime rappresentazioni studentesche con una compagnia che condivideva con lei le sue idee anticapitaliste e socialiste. E recitava con un tale ardore da essere notata dai severi critici teatrali che di lei scrivevano: attrice, pianista e linguista, Frances Farmer è tutto questo nel ruolo di Elsa in Alien Corn. Critiche entusiastiche degli addetti ai lavori che prospettavano per lei un futuro nei migliori palcoscenici di New York. E quale miglior palcoscenico di Broadway per chi aspirava a diventare attore o attrice? Ma non ultimo, anche il suo aspetto colpiva molto. Francis, senza voler sottolineare troppo questo aspetto, era di una bellezza travolgente, incantevole con i suoi capelli biondi e un bagliore nel viso, come una luce che le divampava dentro, una luce che pian piano si spegnerà. Tanta determinazione in Francis, ma anche un realismo che la schiacciava. New York era lontana migliaia di chilometri e lei non sapeva come raggiungerla. Ma avrebbe presto trovato il modo di farlo. L'occasione le si presentò nel marzo del 1935. In quel periodo la sua compagnia teatrale stava partecipando a un concorso indetto dal quotidiano comunista di Seattle, The Voice of Action. Il concorso consisteva nel riuscire a vendere abbonamenti per conto del quotidiano. Francis vendette così tanti abbonamenti da meritarsi il premio finale, un viaggio in Unione Sovietica. Il viaggio prevedeva una tappa intermedia a New York. Da lì avrebbe poi preso una nave fino a Mosca. A quella prospettiva di viaggio, la madre si scaglierà con tutta se stessa. Proprio sua figlia, che lei aveva cresciuto cercando di inculcarle tutto l'anticomunismo di cui era capace, lavorava per un giornale comunista e se ne andava a Mosca. La donna accusò i suoi insegnanti di radicalismo, ma Francis, che era più testarda della madre, cercò di spiegarle che per lei era solo un modo di vedere da vicino il pioneristico teatro dell'arte di Mosca, ma soprattutto un modo per approdare a New York e realizzare il suo sogno di calcare il palcoscenico di Broadway. Le due non si lasciarono bene e per mesi non si parleranno. Ad ogni modo, Francis decise di partire e lascerà Seattle il 30 marzo del 1935. Nella prima tappa intermedia nella Grande Mela incontrerà alcuni membri del Group Theatre, una compagnia teatrale con una matrice fortemente politicizzata. Tra loro il fondatore della compagnia, il drammaturgo Clifford Odets, colui che introdurrà il medico Stanislavski negli Stati Uniti, in pratica la prima cellula di quello che sarà il futuro Actor Studio. Da una sua opera verrà tratto il film Una ragazza di campagna con Grace Kelly. Al suo ritorno da Mosca, Francis sarà di nuovo a New York, decisa però a rimanerci stavolta. Il viaggio che nei suoi piani doveva essere solo un tramite per arrivare a New York, in realtà non la lascerà indifferente. La povertà in cui versavano i moscoviti la lascerà sconvolta, ma la magnificenza del teatro di Mosca la rese più determinata nel volere diventare un'attrice. Una volta a Manhattan affittò una camera
Era estate, il periodo peggiore per i casting per Broadway, ma sulla sua strada incrocerà qualcuno che in qualche modo dirotterà il suo destino. Il suo nome era Oscar Stewart, un talent scout della Paramount Pictures. Francis non aveva mai pensato al cinema, non aveva mai pensato ad Hollywood, anzi riteneva Hollywood l'ultimo posto per una vera attrice. Lei voleva calcare il palcoscenico di Broadway, non voleva essere una star, voleva solo recitare, ma doveva anche guadagnarsi da vivere. Oscar Stewart, abbagliato dalla sua bellezza, la convinse a fare un casting per gli studios e gli organizzò uno screen test. La Paramount in quel momento non era in cerca di nessuno, ma quando gli studios scoprirono la sua storia legata alla vincita di un viaggio a Mosca, trovarono la cosa irresistibile e le proposero un contratto. E così, dall'oggi al domani, e a soli 22 anni, Los Angeles le si spalancò davanti, con tutto il suo bagaglio di promesse. Negli anni in cui approdò al In quegli anni, le regine dello schermo erano Jean Harlow e Marlene Dietrich. La loro bellezza algida, prompensa e carica sensuale erano l'ideale di quel momento storico del cinema. Fu quindi naturale per gli studios trasformare Frances nella nuova Jean Harlow. Le tagliarono i capelli e glieli acconciarono secondo la moda del momento. Le assottigliarono le sopracciglia. Fecero di lei ciò che volevano, insomma. E no, non le piacque affatto ciò che vide allo specchio dopo il suo makeover. Disse ad alta voce: «Beh, signorina Farmer, questa decisamente non sei tu». Le proposero anche di cambiare nome, ma su questo Francis fu irremovibile. E finalmente arrivò per lei il debutto al cinema. Il suo primo film è del 1936 e si intitola Too Many Parents, che, volendo azzardare una traduzione, sarebbe un genitore di troppo. Era ambientato in un'accademia militare e Francis aveva il ruolo della figlia del preside della scuola militare, una ragazza di sani principi alle prese con un rapporto difficile con il padre. Pur essendo un film a basso budget, ebbe un grande successo al botteghino e di punto in bianco Frances finì sotto i riflettori, indicata come la nuova star della Paramount. Ma il 1936 sarà un anno importante anche per quanto riguarda la sua vita privata. Sposa Wycliffe Anderson, un giovane attore di belle speranze della Paramount, uno che, a differenza di Frances, ambiva al successo nel cinema e che si faceva plasmare volentieri dagli studios. Più volte gli avevano cambiato nome fino al definitivo Leif Erikson. Un nome non memorabile, sebbene ripreso da quello di un eroe vichingo, e per una carriera altrettanto non memorabile, ma dignitosa. Sarà un ottimo attore comprimario. I due erano legati da una profonda amicizia e stima reciproca, a cui poi subentrò una forte attrazione fisica. Nulla però che si avvicinasse all'amore. Fu la Paramount a promuovere quella coppia, due belli e giovani attori che si innamoravano all'ombra degli studios. Quale migliore romanzo da propinare a riviste per spingere i loro film? Francis poi odiava quella tendenza degli studios di organizzare gli appuntamenti con uomini sempre diversi a favore di fotografi. Wycliffe era una coperta dentro la quale rifugiarsi e sfuggire a quell'orrido rituale. Volevano la coppia e l'avrebbero avuta. I due si sposarono e nel giro di qualche mese Francis completò la trasformazione a nuova stella nascente degli studios, ben maritata e con tutte le carte in regola per sfondare. Quel matrimonio però si rivelerà un fallimento e nel giro di un anno i due si separano. Francis non stava bene nell'ambiente hollywoodiano, percepiva la sgradevole sensazione di essere solo un prodotto commerciale, un investimento. Nessuno badava al lato artistico, era qualcosa di assolutamente secondario, ma mise da parte le sue preoccupazioni e cercò di fare del suo meglio, sperando nell'occasione della vita. Nel 1936 girò anche la sua prima commedia, Rhythm on the Range, con un giovanissimo Bing Crosby, un attore che lascerà il segno ad Hollywood, ma che in quel momento è solo un attore talentuoso e di belle speranze. Nella pellicola Francis interpretava una ricca ragazza che si innamora di un fattore, una commedia romantica senza pretese, ma che conquista il favore del pubblico. Il regista Howard Hawks rimase così colpito dalla recitazione di Francis che la volle nel suo film Come and Get It, che in Italia uscì con il titolo Ambizione. Gli studios avrebbero voluto l'attrice Miriam Hopkins, ma Hawks fu irremovibile, voleva Francis a tutti i costi, e alla fine gli studios cedettero. In questo film Francis interpreterà due ruoli, in due momenti temporali diversi. Una cantante e prostituta da saloon che diventerà la moglie del protagonista, che rimarrà vedovo e con una figlia molto giovane da gestire, interpretata sempre da Francis. Ambizione sarà il film di maggior successo di Francis Farmer, ma fu anche il film che le insegnerà molto sul cinema, ma anche sul suo ruolo in quanto donna all'interno del sistema di Hollywood.
Oakes le aveva insegnato molto, ma fu un rapporto di reciproco scambio perché Francis propose delle modifiche al suo personaggio che Oakes accolse con entusiasmo, almeno fino al suo licenziamento. Sì, perché nel bel mezzo della lavorazione Oakes venne fatto fuori per una disputa con il produttore esecutivo Samuel Goldings, che accusò Oakes di aver completamente stravolto il copione mentre lui era in convalescenza dopo una malattia. Tra i due a perdere la guerra fu Oakes, che venne rimpiazzato dal regista William Wyler, che a differenza di Oakes non era affatto interessato a ciò che aveva da dire Francis. Anzi, non era interessato proprio a quel film, che per lui non valeva nulla e vedeva solo come un impiccio. E soprattutto fece piazza pulita di tutti i suoi suggerimenti. Francis ci rimase malissimo e ingaggiò con il regista una vera e propria guerra di nervi. Discuteva ogni cosa che proponeva, si infilava nelle dispute fra il regista e il resto della troupe. Insomma, gli rese la vita impossibile e fondamentalmente decise di fare di testa sua non seguendo alcuna direttiva di Wyler. Era il suo modo di reagire a quella delegittimazione. Era la sua natura da combattente, ma per tutti Francis faceva solo la difficile. E in un mondo che voleva le donne docili e miti, Francis e il suo temperamento vivace erano percepiti come un problema, specie a Hollywood. Si arrivò talmente alle brutte che Francis si rifiutò di continuare a lavorare se non alle sue condizioni. Gli studios a quel punto intervennero e le fecero pressioni affinché smettesse di fare tutti quei problemi e proseguisse le riprese. Nel frattempo, il regista e gli studios le fecero terra bruciata attorno. In realtà, Wyler non si sentì mai regista del film e non volle neanche che il suo nome apparisse nelle locandine. Disse in seguito di non aver avuto nessuna voce in capitolo, fu soltanto un mero esecutore di ciò che Goldin voleva e che quindi non sentiva suo quel film. Ad ogni modo, il film fu un successo di pubblico e critica e l'attore Walter Brennan vinse un Oscar come miglior attore non protagonista. Ma fu soprattutto la performance di Francis Farmer in quel doppio ruolo ad accendere gli entusiasmi di tutti e che mise in risalto anche le sue doti canore da contralto. Come si diceva in questi casi, era nata una stella. La prima del film si tenne nella città natale di Francis, lo stesso dove aveva lavorato come maschera. In prima fila c'era anche Lillian, che di quella carriera da attrice di Hollywood della figlia fece un motivo di vanto, ma non solo, ne intravide anche l'indubbio ritorno economico. Lillian mise da parte tutte le sue riserve sulla figlia, i contrasti e le guerre che sempre avevano caratterizzato il loro rapporto, e di fatto fu l'unico momento in cui andarono davvero d'accordo. Quel ritorno in pompa magna nella città che tanto l'aveva fatta soffrire, che l'aveva derisa ed emarginata, non riscatterà mai davvero Francis. E quando durante la prima gli si avvicinerà un uomo con fare assolutamente affettato, lei riconoscerà nell'uomo uno dei tanti che l'aveva derisa per il suo saggio filosofico. E non mancò di ricordarglielo. Non ti ricordi di me? Sono la stramba di West Seattle High School. Poi gli voltò le spalle e lo lasciò lì come un salame. In cuor suo sapeva che non era lei ad essere accolta con favore, ma il suo essere un'attrice di Hollywood. E quindi non dimenticò mai come l'avevano trattata. Ma nessuno fece mai menzione delle sue, chiamiamole così, mattane del passato. Tutto fu appianato e riparato, in un certo senso. Francis sembrava pronta per il salto di qualità, ma il magnate della Paramount Pictures, Adolf Zukor, non era sicuro che fosse pronta, anche perché era difficile da manovrare. Spesso discuteva le decisioni degli studios e faceva di testa sua sempre, infischiandosene di chi le diceva dove vivere, come vivere e chi frequentare, e resistendo ai loro tentativi di farne una loro creatura. Loro la volevano alla moda e lei se ne andava orgogliosamente in giro con un look trasandato. Gli studios volevano che prendesse in affitto una magione e lei invece se ne stava rintanata nel suo appartamento ad affitto bloccato fuori Hollywood. E inoltre andava in giro con un'auto vecchia e malandata. Francis non era addomesticabile. Lei lo sapeva e voleva che anche gli studios lo sapessero. Sapeva il rischio che correva e per quanto volesse diventare un'attrice di successo, non era disposta a cedere se stessa per questo. La Paramount però aveva il potere di distruggerla e per quanto riconoscesse in Francis delle grandi potenzialità, gli studios non tolleravano più la sua ribellione e i suoi colpi di testa. Nel 1937 la prestarono alla RKO e lo fecero per due ragioni. Non volevano recidere il contratto anzitempo rischiando di incorrere in possibili cause legali e volevano allo stesso tempo liberarsi di lei. Per questa nuova casa di produzione girò il film Alla conquista dei dollari, un biopic piuttosto romanzato sulla vita di Jubilee Jim Fisk, un magnate tra i più spregiudicati della seconda metà dell'Ottocento. Francis reciterà accanto a Cary Grant nel ruolo di Josie Mansfield, una cameriera di un saloon contesa da due uomini.
Francis, per prepararsi al ruolo, fece tantissime ricerche sulla vera vita dei protagonisti del film e fu ammirata dal carattere indomito della vera Josie. Il suo entusiasmo svanì quando scoprì che il suo personaggio, da integerrima donna che resisteva a questi due uomini che se la contendevano come un trofeo, venne stravolto in una smielata eroina romantica che moriva dietro il personaggio di Cary Grant. Si arrabbiò moltissimo e lottò invano affinché venisse rispettata l'integrità dell'opera. E fu tanta la veemenza con cui chiese alla produzione di salvaguardare il personaggio che alla fine delle riprese aveva più nemici di quando aveva messo piede sul set il primo giorno. Si fece la fama di persona arrogante, impossibile da trattare, con un'aria di insopportabile superiorità. Così la dipinsero nell'industria, trasformando la sua integrità e autodeterminazione in arroganza. Il film fu un successo, ma l'attrice non eguaglierà mai più il clamore che aveva ottenuto grazie al film Come and Get It. Era iniziata la sua parabola discendente. Sempre nel 1937 girerà altri due film, di cui uno in Technicolor. Ma era sempre più delusa dalla qualità scadente dei copioni che le venivano sottoposti, nonostante fosse un'attrice di primo piano alla Paramount, o meglio, lo era sulla carta, ma non nei fatti, e mai nessuno le propose un ruolo che enfatizzasse le sue capacità attoriali. Ciò che stava facendo in quegli anni era solo sfornare un film dietro l'altro, una sorta di fast food del cinema, quantità e mai qualità, e questo era per lei molto frustrante. Decise di prendersi una pausa dal cinema per inseguire quello che alla fine era il suo vero sogno, intraprendere una carriera teatrale. Tornò quindi a New York e si unì al Group Theatre per mettere in scena la nuova commedia di Clifford Odets, Golden Boy. Finalmente calcava il palcoscenico di Broadway e lo farà per ben 250 repliche, a cui seguirà un tour per tutto il paese. Golden Boy divenne la commedia più di successo della compagnia e parte della riuscita si doveva proprio alla presenza di Francis nel cast. Un cast, attenzione, straordinario, che comprendeva attori del calibro di Luther Adler, John Garfield ed Elia Kazan. Fu un periodo magico per Francis. Lontana dall'oppressiva Paramount, dalla finta Los Angeles, per la prima volta si sentì parte di qualcosa, parte di un gruppo. E New York era la sua dimensione ideale. Questa sensazione di pace si doveva anche alla sua relazione con il drammaturgo Clifford Odets, con cui allaccerà una relazione tumultuosa ma passionale. Clifford sarà il suo più grande amore, un amore però che le restituirà poche gioie e tanto, tantissimo dolore, e che sarà l'inizio della fine. E il motivo è presto detto, era una relazione clandestina. Clifford era sposato con l'attrice Louise Rainer e ben presto le ragioni del buon senso presero il sopravvento su quella appassionante storia d'amore. Clifford si fece prendere dagli scrupoli di coscienza e liquidò Francis con due righe distratte. «Mia moglie torna oggi dall'Europa, è meglio non vederci più», lasciandola sola e disperata. O forse si era stancato di lei, il tour era giunto al termine e non aveva più bisogno dei soldi che Francis elargiva a ogni richiesta. La usò, molto semplicemente, e Francis, che non era stupida, lo capì, ne rimase devastata e non fu in grado di mettere insieme i cocci di quella profonda e insanabile delusione. Non solo a livello umano e professionale, ma anche dei suoi ideali, perché lei aveva creduto nella causa di Clifford, nella sua lotta al sistema, al capitalismo, e scoprire che era solo un affabulatore in cerca di soldi la disgustò profondamente. E incapace di farsene una ragione, ben presto si attaccò alla bottiglia. La Group Theatre la farà fuori senza tanti complimenti. L'attrice tornò a Los Angeles per tenere fede agli impegni presi con la Paramount Pictures e girerà altri film, ma nel bel mezzo della lavorazione di un film scoprì di essere incinta. A quel tempo era ancora sposata con Erickson, il quale, non si sa per quale ragione, le intimò di abortire e lei, ormai docile come un agnellino, obbedì. E il destino volle che in futuro, quando desidererà avere altri figli, non riuscirà mai più a rimanere incinta. Dopo quell'evento deciderà di mettere fine a quel matrimonio che di fatto era sempre stata una farsa. Tornerà a New York per recitare a Broadway in due commedie che però saranno un vero flop. Si chiuderà nel suo appartamento di Manhattan con la stima sotto i piedi e un serio problema di abuso di alcol. E in aggiunta a tutti i guai che le piovvero addosso, ricevette anche un'ingiunzione di pagamento da parte del suo ex agente, lo stesso Oscar Stewart, che le aveva procurato quel primissimo provino e che adesso la citava in giudizio per delle fatture insolute. Francis, che aveva bisogno di lavorare, tenterà di rialzarsi e di riprendersi un suo spazio a teatro. Firmerà un contratto con una compagnia teatrale per mettere in scena La quinta colonna di Ernest Hemingway. E Francis ci provò a tornare in carreggiata. Si presentava alle prove in orario, si impegnava moltissimo,
non ce la faceva, semplicemente, non ce la faceva, e a pochi giorni della prima rescisse il contratto. Le porte di Broadway e di tutta la scena newyorkese le si chiusero in faccia per sempre. Nessuno l'avrebbe più ingaggiata. Troppo grave mollare una compagnia a pochi giorni dalla prima. Era il 1940 e lei aveva solo 27 anni. Non era più tempo per lei di inseguire delle chimere. Non aveva altra scelta che adeguarsi al sistema e cercare di rimanere a galla il più possibile. E immaginare questa donna distrutta nell'animo, colpita così duramente nei suoi ideali, dover accettare la sconfitta, accettare che il sistema fosse più forte di lei, che senza quello non aveva nulla in mano, mi mette una grande tristezza, davvero tanta. Frances imparò a fingere e imparò a farlo maledettamente bene. Comprò gli abiti giusti, affittò una maggiore sul mare, andava alle feste più glamour, sorrideva e smise di fare la difficile. Diventò quello che la Paramount si aspettava da lei, un prodotto del sistema. Ma fu un impegno che non venne ripagato in nessun modo. Nei successivi 2 anni le arriveranno solo copioni non solo scadenti, ma anche per ruoli da comprimaria. E li accetterà tutti, perché doveva rimanere a galla. Tutti i suoi sforzi per tirare la sua carriera via dalla palude nella quale era precipitata saranno assolutamente vani. E insieme al consumo di alcol inizierà a fare abuso di anfetamine, che negli anni 40, pensate, erano venduti come integratori dimagranti e prescritti per curare la depressione. E solo negli anni 70 si scopriranno i reali effetti devastanti sul fisico. La combinazione fra alcol e anfetamine romperà definitivamente gli argini della sua mente. Frances poteva passare dall'essere elegante e morigerata quando sobria ad essere sboccata, volgare e arrogante con qualche bicchiere di troppo. Le anfetamine poi la tenevano costantemente sveglia e le cancellavano il senso di fame. In pratica, Frances smise di dormire e mangiare, con gravi ricadute sulla sua salute fisica e mentale. Nel 1941 venne prestata alla 20th Century Fox, per cui girerà il film Il figlio della furia con protagonista Tyrone Power, mentre lei reciterà in un ruolo da comprimaria. Dopo questo film per mesi non riceverà altri copioni e quando riusciva ad ottenere una parte, il più delle volte si presentava alle prove ubriaca o non si presentava affatto, al punto che finiva per perdere la parte. È un'escalation di eventi a precipizio. Dopo aver mollato l'ennesimo set, tornerà a Los Angeles, ma non sarà un ritorno piacevole. Scoprirà che la sua casa era stata praticamente saccheggiata dai suoi parenti, che avevano trasferito tutto in un hotel di Hollywood. Un modo per tutelarla, diranno, vista la sua instabilità. Il 9 ottobre del 1942 è un giorno che Frances non dimenticherà facilmente perché venne fermata da un agente stradale mentre con la sua auto sfrecciava per le strade di Santa Monica con i fari accesi in una zona soggetta ad oscuramento per via della guerra in corso. Frances non la prese bene e aggredì il poliziotto che l'arrestò per guida in stato di ebbrezza, guida senza patente e oltraggio a pubblico ufficiale. Se la caverà con una multa di $209 e 180 giorni di reclusione. Con pena sospesa. La notizia dell'arresto fece il giro di Hollywood e fu come un incendio che divampa veloce. Venne scaricata dalla Paramount, che non vedeva l'ora di levarsela dai piedi per una buona ragione, alla più scadente delle case di produzione. Perdette ogni ingaggio e quando a un certo punto i soldi iniziarono a scarseggiare, lascerà la bella casa sulla spiaggia e si adatterà a vivere in una modesta camera del Knickerbocker Hotel. Fece il giro delle case di produzione in cerca di ingaggi e l'unica casa di produzione che accettò di assumerla fu la sgangherata Monogram Pictures. Per loro firmerà un contratto per girare un film dal titolo No Escape, ma sarà una scommessa persa in partenza. Frances arrivava sul set sempre in ritardo, completamente devastata dalla deprivazione di sonno e dalle bevute. Era aggressiva, litigava con tutti ed era preda di allucinazioni visive. Diceva di vedere un cane accanto a sé che continuava a scacciare infastidita e si metteva a cantare in momenti in cui non era appropriato farlo. Era insomma una vera e propria mina vagante. L'umore sul set era tetro, nessuno la tollerava più, ma la situazione precipiterà il giorno in cui Frances colpirà con una spazzola la sua parrucchiera in preda a una rabbia incontrollabile. La colpì al viso così violentemente da dislocarle la mascella. Venne denunciata e questa volta venne arrestata, ma fu un arresto drammatico. La polizia andò a prelevarla al suo hotel e Frances, completamente nuda, si rifugiò nel bagno chiudendosi a chiave, terrorizzata e completamente ignara di quanto stava accadendo, mentre fuori i poliziotti bussavano sempre più forte, intimandole di aprire. Una Frances in stato confusionale verrà portata fuori di peso da quell'hotel. Dirà di non ricordare nulla, di non ricordare di aver aggredito la sua parrucchiera.
Le foto segnalettiche di Francis, con gli occhi gonfi e spenti, i capelli in disordine, ma anche quelle di lei portata via dall'hotel, fecero il giro del paese, mostrando il suo lato più fragile. I media furono impietosi, così come il pubblico. Nessuno poteva più davvero aiutarla, ma tutti si impegneranno per spingerla ancora più giù. Quando Francis venne portata alla centrale, si dimostrò aggressiva e sprezzante nei confronti dei poliziotti, e quando il giudice le chiederà perché bevesse così tanto, lei risponderà con una battuta: «Ho messo un po' di liquore nel mio latte e nel mio succo di arancia. Vuole che muoia di fame?» Il giudice non la prese bene e la condannò a 180 giorni di detenzione. Francis andò in escandescenza, ribaltò il tavolo e iniziò a lanciare qualsiasi cosa al giudice, urlando e scalciando mentre dei poliziotti forzuti la portavano via di peso. Una scena impietosa che ovviamente finì sui giornali. La sua ultima performance, se vogliamo chiamarla così, a favore di pubblico. Dopo un breve periodo in carcere, il 20 gennaio 1943 venne trasferita in un reparto psichiatrico del General Hospital di Los Angeles. Per Francis la diagnosi è spaventosa: psicosi maniaco-depressiva. Lillian, la madre, prese in mano la situazione e lo fece a modo suo, accusando tutto e tutti, dando la responsabilità di quanto stava avvenendo alla figlia alla propaganda comunista di cui, diceva, la figlia fosse intrisa. Una figlia però da cui non poteva più succhiare denaro perché Francis aveva dato tutto di sé agli altri, denaro compreso, anzi soprattutto il denaro. Lo aveva dato ai genitori, lo aveva dato alle compagnie di teatro per cui aveva lavorato, alle associazioni di sinistra, in beneficenza, non tenendo mai nulla per sé. Venne trasferita nella clinica privata La Crescenta a San Fernando Valley. In quella clinica Francis toccherà con mano l'abisso in cui precipitavano i pazienti psichiatrici, tra cure assurde, trattamenti shock, incuria e alienazione a tutti i livelli. Per curare la sua psicosi, a Francis venne praticato lo shock insulinico, una cura messa a punto nel 1927 dallo psichiatra Manfred Sackel, che consisteva in iniezioni di insulina in dosi tali che inducevano convulsioni e coma, ma che ovviamente non portavano alla morte. Secondo questa cura, lo shock aveva la capacità di riportare il cervello alle sue funzioni normali. Francis riceverà il trattamento più e più volte. Alla fine ne uscirà così debilitata che la madre la farà dimettere dalla clinica. Francis non era mai stata peggio. Le due donne torneranno a Seattle. Per quanto Francis volesse trovare un pezzettino di normalità, la vita con la madre era per lei un vero inferno. Le due litigavano costantemente. Lillian l'accusava di aver dato via tutto il suo patrimonio, di essere stata stupida a fidarsi di quattro comunistacci imbonitori. E Francis finirà con il minacciare di ucciderla. Lillian arriva così alla drastica decisione di chiedere per la figlia l'infermità mentale e farla ricoverare. Nel marzo del 44 il giudice accolse l'istanza e ordinò che Francis Farmer venisse ricoverata in una struttura psichiatrica vicino Seattle. Altra clinica, altra cura. Questa volta si trattava di elettroshock. Due alla settimana per 3 mesi. Una cura che la lasciò ancora più disorientata e con gravi perdite di memoria. Francis era sempre più alienata da se stessa e dalla realtà. Le fu praticata anche l'idroterapia, cioè veniva in pratica infilata in una vasca piena di acqua ghiacciata e lasciata lì per ore. Trascorsi 3 mesi, per i medici la donna era completamente guarita, con tanto di dichiarazioni entusiastiche circa la bontà del metodo e la vittoria significativa della psichiatria dello stato di Washington sulla malattia mentale, pensate un po'. Non era guarita, aveva solo perso la capacità di esercitare il suo diritto all'autodeterminazione, faceva quanto le dicevano di fare e poco più. Si può dire guarita una persona che non ha più volontà? Nei mesi successivi tenterà di scappare più e più volte e verrà arrestata perché trovata a vagare in stato confusionale nei dintorni di un ranch a Reno, in Texas, dove era andata con la famiglia. Lillian non ci pensò 2 volte e la riportò in clinica. Francis quest'ultimo ricovero lo prese davvero male, si mostrò violenta e venne tenuta ferma a letto tramite cintura di contenimento, in pratica venne legata per evitare che si facesse del male e che facesse del male ad altri. Il reparto dove l'avevano messa però era quello dove i pazienti venivano trattati peggio, vessati, malcurati, tenuti fermi per ore e ore, per lo più sedati. Un reparto dell'orrore dove le cure erano ridotte all'osso, erano corpi senza più anima, erano occhi senza più luce. Erano come zombie e con loro la medicina si era completamente arresa. Le condizioni in cui versavano i pazienti e il personale sanitario meriterebbe un video a parte. Mi limiterò a dire che molte delle infermiere non erano neanche diplomate, servivano solo come forza lavoro per contenere i pazienti più riottosi.
Non c'erano abbastanza medici e quelli che c'erano erano mal pagati, di conseguenza erano scarsamente motivati. I pazienti venivano messi a letto alle 4 di pomeriggio sotto sedativi, questo per sopperire alla mancanza drammatica di personale. In più, l'ospedale era freddo e fatiscente. Francis in quel sanatorio ci rimarrà 5 anni. Verrà rilasciata nel 1950, tornerà sotto la tutela della madre e con lei vivrà nella loro casa di Seattle per 3 anni, docile come un agnellino per paura che la madre la rinchiudesse nuovamente. In quel momento niente del suo spirito battagliero era rimasto in lei, si era come spenta e nessuno era più in grado di riaccendere quella luce che le brillava dentro. Nel 1953 chiederà che alla madre venisse tolta la sua tutela, voleva tornare a essere padrona della sua vita. Scoprirà con orrore che già nel 1951 la madre aveva perso la tutela della figlia per disposizione del tribunale, ma non gliel'aveva mai detto, pensato un po'. Fu un duro colpo per lei, ma le permise di lasciare casa dei suoi e cercare di trovare una qualche forma di normalità. Sola, senza amici, senza nulla, se non la propria disperazione, e quando la tristezza divenne incontenibile, Francis ricadrà nell'abuso di alcol. In cerca di stabilità, nel 1954 Francis sposerà un ingegnere civile, Alfred Lobley. Non durò molto. Un giorno la donna uscì di casa, prese un pullman direzione California e non tornò mai più indietro. Ed erano passati appena 6 mesi dal matrimonio. Si trasferì a Eureka sotto il nome di Francis Anderson, il nome dell'ex marito. Trovò lavoro come assistente fotografo e riscoprì la sua parte spirituale frequentando la messa tutte le domeniche. Nel 1957 incontrerà un altro uomo, un commesso viaggiatore di nome Zeeland Mikesill. Non sarà mai un grande amore. Mikesill, tra l'altro, era ossessionato dall'idea di riesumare la carriera di Francis. Egli voleva assolutamente che la donna tornasse a essere Francis Farmer, l'attrice di Hollywood. Il piano di Mikesill era semplice: piazzare Francis alla reception di un hotel e inscenare di averla casualmente riconosciuta come la ex star Francis Farmer, informare qualche giornalista e lasciare che i media facessero il resto. E in qualche modo il piano riuscì. Francis tornò sulle prime pagine dei giornali, venne persino intervistata da Ed Sullivan per il suo celebre show, fece qualche ospitata in programmi televisivi di dubbio gusto e persino la Paramount la ingaggiò per un B-movie a basso costo. Poi, il nulla. Il suo telefono smise di suonare un'altra volta. La sua vita ripiombò nel silenzio assordante in cui era sprofondata in tutti quegli anni. Le venne offerto un programma da una casa di produzione di Indianapolis, dove si trasferì. Il programma si chiamava Francis Farmer Presents, un piccolo contenitore pomeridiano dove l'ex attrice presentava i film del pomeriggio e intervistava qualche celebrità. Francis, per qualche tempo, condusse un'esistenza normale, ritrovò la stima in se stessa, era amata e rispettata dai suoi concittadini e ricevette persino una candidatura come donna d'affari dell'anno. Partecipò anche a rappresentazioni teatrali locali. Poi di nuovo la sua mente deragliò e perse tutto un'altra volta. Venne licenziata dal suo programma televisivo e di nuovo si ritrovò al tappeto. Era come se Francis provasse a uscire da un burrone e quando era a tanto così dall'esserne fuori, qualcosa la respingeva giù. Tentò più e più volte di uscire dall'alcolismo, tentò di avviare un'azienda agricola, ma di fatto rimarrà incastrata in quella situazione per il resto dei suoi giorni. Ma non lascerà mai quella passione viscerale per il teatro. Insieme a un'amica formò una sorta di circolo di poesia dove si organizzavano dei recital e delle letture. Nei momenti peggiori, la lettura e la poesia erano la sua cura. Nel 1968 iniziò a scrivere la sua biografia, rimasta ahimè incompiuta perché 6 settimane prima del suo 57esimo compleanno, un tumore all'esofago la portò via in pochissimo tempo. Muore l'1 agosto del 1970, lasciando dietro di sé tante domande a cui nessuno forse troverà risposta. E Francis, per la prima volta dopo anni, era finalmente in pace. Nel 1972 venne pubblicata la sua biografia, Will There Really a Morning? Ci sarà di nuovo una mattina? Un'invocazione o una speranza, forse? A una domanda però possiamo rispondere. Francis ha mai subito una lobotomia? La presunta leggenda o presunta verità è frutto di una confessione in punto di morte. Tutto nasce da uno scatto che apparve sulla rivista Seattle Post Intelligencer nel luglio del 1949. Lo scatto ritraeva un medico mentre praticava una lobotomia a una paziente, il cui volto non era riconoscibile. Soltanto nel 1972, in punto di morte, il medico ritratto in quella foto aveva confessato al figlio che quella paziente, quella della foto, era proprio lei, Francis Farmer.
Secondo il saggio di un giornalista italiano che ha a lungo studiato la vita di Frances Farmer, sarà la stessa Frances a negare che le sia mai stata praticata la lobotomia, nel corso di un'intervista rilasciata nel 1968 alla scrittrice Lois Kibbe. L'attrice dirà che nella clinica erano soliti praticare la lobotomia a moltissime pazienti, presentandola come la panacea di tutti i mali, al punto che erano le stesse pazienti a invocarla, ma Frances non venne mai praticata. Nel 1978, in un libro di memorie di Edith Farmer, sorella di Frances, la donna dirà che davanti alla possibilità di far lobotomizzare la figlia, il padre si era mostrato inorridito, giurando che non avrebbe mai permesso che la praticassero alla figlia. Anche le infermiere del sanatorio, anni dopo, negheranno che la Farmer avesse mai subito quella pratica. Crederci o meno è ormai abbastanza ininfluente, ma quantomeno possiamo mettere in dubbio che sia accaduto davvero. E onestamente, per quanto mi riguarda, sarebbe un sollievo sapere che non è successo. La vicenda drammatica di Frances Farmer è stata fonte di ispirazione per moltissimi artisti. Nel 1982 venne girato un biopic sulla sua vita, diretto da Graeme Clifford, con protagonista una straordinaria Jessica Lange, che per la sua interpretazione riceve anche una nomination agli Oscar. Nell'album In Utero, i Nirvana dedicarono un brano a Frances Farmer dal titolo Frances Farmer Will Have a Revenge on Seattle. La vicenda dell'attrice colpirà moltissimo il tormentato leader dei Nirvana, Kurt Cobain, anche lui di Seattle, e la sua prima e unica figlia verrà chiamata Frances Bean in suo onore. Frances Farmer, pur nella sua breve carriera, rimarrà per sempre nell'immaginario collettivo come esempio di donna contro il sistema, un sistema che però l'aveva letteralmente fagocitata e sputata fuori quando non serviva più. Forse era delusa da sé perché quando aveva ceduto al sistema, il sistema l'aveva abbandonata. Una delusione che non sapeva come contenere, chissà. Io spero che la sua storia possa servire a ricordare la donna e l'attrice il cui spirito e il fuoco che hanno cercato di spegnere è fiamma viva ancora oggi. Ditemi, conoscevate la storia di Frances? Parlatemene nei commenti e vi invito anche a iscrivervi ed attivare la campanella. Vi invito anche a seguirmi su Instagram alla pagina L'angolo del crimine e ci vediamo giovedì alle 18 ad Hollywood Boulevard.